Vediamo adesso un esempio molto simile. Ci poniamo a 2 metri di distanza da un altoparlante, solo che adesso, in quel punto, a 2 metri di distanza, l'intensità sonora è molto minore di prima. Prima raggiungevamo la soglia del dolore, adesso è un'intensità sonora più ragionevole. Le prime due domande sono identiche: la potenza emessa dall'altoparlante e la potenza assorbita dall'orecchio. La terza domanda è l'intensità sonora a distanza tripla. 6 metri. Questo è il timpano dell'orecchio, 2 metri di distanza, chiamiamo punto A. Per rispondere alla prima domanda procediamo come prima, calcoliamo la potenza totale emessa dalla sorgente moltiplicando l'intensità sonora nel punto A, che è di 30 microwatt al metro quadrato, è questo valore qua, per l'area della superficie sferica di raggio 2 metri, che già sappiamo è un'area di circa 50 metri quadrati. E così otteniamo circa 1,5 milliwatt di potenza, che significa 1,5 millijoule al secondo di energia che viene emessa dalla sorgente. E questa energia, come sappiamo, attraversa tutte le superfici sferiche, quindi abbiamo sempre 1,5 millijoule di energia che ogni secondo si propaga attraversando tutte queste sfere. L'orecchio, il timpano, capta e riceve una parte, una piccola frazione di questi 1,5 millijoule che ogni secondo attraversano le superfici sferiche e capta una frazione pari al rapporto tra la sua superficie, che è molto piccola, 0,20 cm quadrati, diviso l'intera area della sfera sulla quale è posto l'orecchio, quindi diviso 50,3 m2. Dunque il calcolo si poteva anche fare così. Calcolando di questi 1,5 millijoule al secondo la frazione data dal rapporto delle aree, cioè la frazione data da 0,2 cm2 diviso 50,3 m2. Oppure procediamo come prima, usiamo la seconda formula dell'intensità sonora, quella che fa uso della potenza assorbita dal microfono, cioè dall'orecchio e dalla sua area. Formula inversa, ricaviamo la potenza assorbita dall'orecchio. L'intensità sonora in quel punto A per l'area dell'orecchio e il risultato è 6 per 10 alla meno 10 watt, che sono 0,60 nanowatt, cioè vuol dire che 0,60 nanojoule ogni secondo attraversano la membrana dell'orecchio, cioè il timpano. Ora l'ultima domanda, l'intensità sonora nel punto B. Sappiamo già che siccome il punto B è distante il triplo rispetto al punto A, l'intensità sonora sarà un nono. Comunque la calcoliamo lo stesso. La definizione di intensità sonora alle varie distanze è sempre, come anche prima, è la potenza emessa dalla sorgente diviso l'area della sfera che stiamo considerando noi, che adesso è la sfera di raggio 6 metri. Prima era la sfera di raggio 2 metri. Quindi prima era diviso 4 pi greco RA alla seconda, RA è 2 metri, adesso è diviso 4π greco RB alla seconda. Potremmo sostituire i valori, al posto della potenza emessa dalla sorgente sappiamo che è 1,5 millijoule ogni secondo che vengono emessi, e calcolare l'area della sfera che ha il raggio di 6 metri. Però è più pratico se noi procediamo in un altro modo, al posto della potenza emessa dalla sorgente ci mettiamo la formula che abbiamo ricavato prima, cioè l'intensità sonora in A per la superficie della sfera di raggio 2 metri RA. E in questo modo, dividendo poi per l'altra sfera, viene che l'intensità in B a 6 metri di distanza è uguale all'intensità in A a 2 metri per il rapporto al quadrato dei raggi. Questo rapporto è 2 sesti, quindi è un terzo al quadrato un nono, quindi si ritrova che l'intensità sonora a distanza tripla nel punto B è un nono dell'intensità sonora nel punto A. E quindi basta dividere l'intensità sonora in A per 9, 30 microwatt al metro quadrato diviso 9 fa 3,3 microwatt al metro quadrato, questa è l'intensità in B.